oggi un altro progetto facile e veloce fatto col mio mulinetto Prim Maxi, ecco qua. Allora, vi faccio vedere un progetto che obiettivamente penso che siano in grado di fare tutti, ma con dei piccoli accorgimenti. Quindi volevo farvi vedere dei piccoli accorgimenti per poter lavorare col mulinetto su un progetto facile. Quindi andiamo a fare un semplicissimo scaldacollo tubolare. Quindi niente di particolarmente complicato, quindi fattibile anche da chi ancora è alle prime armi col mulinetto. Anzi, non solo è consigliato proprio a chi è alle prime armi col mulinetto, in quanto ci sono quei due o tre trucchetti che possono agevolarvi molto il lavoro. Anch'io li ho imparati guardando chi già sa usare il mulinetto. Allora, andremo oggi ad utilizzare questo bellissimo filato di Ice Yarns che io ho acquistato da Italia Artisan, quindi che mi ha mandato la mia amica Francesca, ed è un smooth fur. E vi dico subito le caratteristiche dello smooth fur: è un 100% poliamide. Dice che si lavora con i ferri del 6. Noi ovviamente andiamo a lavorarlo col mulinetto. Molto molto bello, morbido. Io adesso guardate, lo trovate in matassina. Io mi sono già rigomitolata il gomitolino perché almeno è più agevole la lavorazione. Vedete come si presenta il filato in questo modo. Ma non useremo solo questo, ci serve anche, io qua ho un gomitolo intero, in realtà a me ne serve per fare un 5-6 giri per avviare il lavoro. È proprio questa la particolarità. Vi faccio vedere come si avvia il lavoro non con il filo principale, ma con un filo ausiliario per poi poter fare le rifiniture in maniera un po' più agevole. Quindi poi avremo bisogno anche dell'ausilio di una cannuccia. Adesso ve la faccio vedere. Vedete, io ho preso una semplicissima cannuccia e ne ho tagliato più o meno un 5-6 centimetri. La misura della cannuccia è irrilevante, l'importante è che ci stia poi qui nel passafili e ovviamente userò un ago tirafettuccia per poter infilare il filo all'interno della mia cannuccia. Bene, io direi che possiamo subito partire e quindi prendiamo il nostro filo ausiliario, ci mettiamo davanti, la mia scricchiola un po' va oleata, eh. Poi, prima o poi vi farò vedere come si smonta, appena lo capisco, e come andiamo a, insomma, sistemarla. Allora, prendo il mio filo ausiliario e vado a passare normalmente, vedete, aspettate che mi è scivolato perché sono in piedi e quindi lo tengo in maniera diversa. Allora, così. Allora, un ago passo avanti, un ago passo dietro. Un ago avanti, un ago dietro. Vedete come montiamo di solito il lavoro. Ci sono anche altri modi per montare il lavoro, ma siccome il mio è un filo ausiliario, non mi serve quello con la catenella. Va benissimo il metodo classico. Quindi un ago sì e un ago no, in questo modo. Ecco qui. Spero si veda bene, perché l'inquadratura per il mulinetto non è il massimo. Arrivata di nuovo all'ago nero, infilo il mio filo e vado a fare, scusate il cigolio, ma purtroppo è da pulire, vado a fare, controllando che prenda tutti gli aghi il filo, vado a fare 5 o 6 giri, scusate, con il filo ausiliario. Fatti quindi i miei giri, vedete, io qua ne ho 1, 2, 3, 4, sono 6 giri. Cosa faccio? Allora, prendo una forbice, taglio il filo ausiliario, lo lascio cadere all'interno del dentino nero, quindi lo faccio prendere dal dentino nero. Dopodiché prendo il mio filato principale, lo infilo, faccio tutte le operazioni davanti a voi così vedete in diretta come si fa. Nel mio passafili, o comunque nel mio, scusate, tirafettuccia e vado a passare il filato all'interno della cannuccia. Faccio passare il filo sotto l'ago nero, quindi insieme a quello ausiliario, dopodiché appiattisco la cannuccia e la vado a infilare nel mio passafili, quindi infilo il filo con tutta la cannuccia all'interno. Faccio in modo di avere un bel pezzo di filo.
Ecco qua, vedete, bello lungo perché mi servirà per le rifiniture. Allora, per calcolarlo almeno 3 giri, quindi 3 giri. Quindi vedete, se riuscite a girare attorno 3 volte, il filo è più o meno lungo giusto, quindi abbondate al massimo se non volete, ecco, essere insicuri. La cannuccia la faccio leggermente toccare il dentino, vedete? La cannuccia è qui e io la faccio appoggiare proprio al dentino. Ora lascio libero il gomitolo e inizio a girare. Allora, con la cannuccia voi non avrete assolutamente difficoltà e potrete girare alla velocità che volete perché non rischierete di perdere i punti. Vedete, io giro molto velocemente. Non perdo i punti, ogni tanto tira un po', ops, scusate, ogni tanto tira un po', quindi sentite un po' di rumore, ma è normale, è perché la mia Trim Maxi andrebbe pulita, nel senso che secondo me c'è un po' di peletti di lana all'interno del meccanismo, quindi ogni tanto sforza. Vedete a che velocità vado e non ho paura di perdere i punti perché la cannuccia tiene la tensione del filo sempre uguale, quindi adesso non si vede perché è un filato peloso, ma avrete sempre la tensione uguale, quindi costante, e non cadranno i punti perché la cannuccia fa in modo, vedete, di mantenere il filato perfettamente in posizione per essere preso correttamente dai nostri aghi. Ecco qua. Ora io proseguo nella mia lavorazione perché è inutile che stiamo qua a farci vedere che giro la manovella. Proseguo nella mia lavorazione e ci vediamo per la chiusura del nostro scaldacollo. Eccomi arrivata alla fine del mio scaldacollo. Cosa faccio? Allora, sfilo la cannuccia da tutto il filato. Ecco qua, non mi serve più. E sono arrivata, questo è l'ago nero, quindi vado a far cadere il mio filo e dovete lasciare lo stesso filato, anche qualcosina in più dell'inizio. Allora torniamo indietro un pezzettino che mi è entrato tutto l'ago nero. Vado a rinfilare, ecco qua, il mio filo ausiliario, quindi lo faccio passare sotto all'ago nero, lo metto in posizione per essere lavorato. Ora ovviamente andrete più piano. Perché non avendo la cannuccia potrebbero scapparvi i punti. La cannuccia è una sicurezza. Vedete, fate prendere bene il vostro filato ausiliario al vostro mulinetto e fate. E allora, alla fine io faccio anche qualche giro in più dei 5-6 iniziali perché sono più sicura che non mi si sfili il lavoro. Allora, faccio i miei giri. Li facciamo insieme, così vi faccio vedere poi come si chiude e ovviamente questo servirà poi a farci rifinire al meglio il nostro scaldacollo. Allora, giriamo, state attenti a prendere tutti, che tutti gli aghi prendano il filo. Ripeto, con la cannuccia potete non prestare attenzione perché non assolutamente cade nessun punto, ma quando girate così è sempre meglio controllare, perché poi è un peccato se si rovina proprio alla fine. Allora, ora, arrivati alla fine, prendo, taglio semplicemente il mio filo ausiliario, lo faccio cadere all'interno, ecco qua lo sfilo, lo faccio cadere all'interno e vado avanti a girare a vuoto in modo che si stacchi il lavoro e non mi interessa che cada perché tanto, vedete, ho il filo ausiliario che tiene fermo il nostro lavoro. Allora, questo sarà il rovescio. Il nostro rovescio interno sarà il dritto del lavoro. Vedete che bella lavorazione, è morbidissimo. E adesso insieme vi faccio vedere come si rifinisce il lavoro. Con, vedete, il filo ausiliario. Eccoci qua per le rifiniture. Ora so che io vi sto chiedendo di guardare una cosa che si fa fatica a vedere, ma volevo farlo con questo filato, mi sono puntata e quindi adesso mi dispiace. Allora, vedete dove c'è il cambio di filato? Allora, qua ci sono le righette del
colore chiaro, e qua sopra spuntano nel mezzo, vedete, questi, ve lo faccio vedere col lago, scusate, questi qua nel mezzo tra una e l'altra ci sono le maglie con il filo originale, vedete, in mezzo ad ognuna di queste ce n'è una. Noi andremo a lavorare proprio in queste. Allora, in questo modo, quindi prendo il filo, entro nella prima, che è dove comunque c'è agganciato il filo, e fermo con una catenella. Ne faccio altre due, una e due, perché voglio che poi sia elastico il mio collo. Quindi fatte due, entro nella prossima, vedete, una e due righette, qui nel mezzo. Vado a tirar su il mio punto. Quindi tiro fuori la maglia e chiudo la maglia bassa. 2 catenelle. Vado in quella a fianco, tiro su la maglia, quindi tra un punto, vedete, uno e l'altro, in mezzo c'è la mia maglia. Prendo e faccio la mia maglia bassa. 2 catenelle. Se non fosse uno scaldacollo potrei tranquillamente chiudere senza le catenelle, però siccome io voglio che rimanga morbido, le 2 catenelle mi servono per mantenere l'elasticità, diciamo. Quindi entro nel prossimo punto, eccolo qua, ve lo faccio vedere bene, vedete? 2 righe, nel mezzo c'è il punto che ci serve, eccolo qui. Se fosse un altro filato vi assicuro che si vedrebbe meglio. Allora, maglia bassa, 2 catenelle. Entro nel prossimo. Allora, questo è quello lavorato, questo è quello da lavorare. Eccolo qua. Carico, esco e chiudo la maglia bassa e vado avanti così per tutto il giro. Questo è il risultato che ho ottenuto. Ovviamente poi mi sono congiunta con la prima maglia tramite una maglia bassissima e ho fatto la catenella di sicurezza sfilando. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere perché con questo filato peloso non si vedeva neanche la prima catenella. Quindi adesso cosa facciamo? Prendiamo, stiamo attenti perché questo filato ha molti filini, quindi state attenti a non tagliare anche il filo principale. Io passo qui, taglio in questo modo, dopodiché col mio uncinetto dall'interno o dall'esterno, dove voglio. Allora vediamo, facciamo da questo lato. Vado a sfilare semplicemente il filo ausiliario in questo modo. Allora qua non l'ho tirato bene, non l'ho tagliato bene. Ecco qua. L'importante è che tagliamo quello chiaro, quindi possiamo tagliare anche più volte. L'importante è che tagliamo quello giusto. Ora con l'uncinetto, vedete, vado a sfilare dal lavoro il mio filato bianco perché non mi serve più. Semplicemente mi serviva per rifinire, per darmi modo da agganciare e chiudere bene, iniziare bene il lavoro. Adesso non mi serve più, quindi posso sfilarlo tutto. Quindi ora vado a sfilarmelo tutto, in questo modo. Posso farlo anche con le dita, perché questo filato è peloso, però guardate, così si riesce abbastanza bene. Si entra nelle catenelle, vedete, in questo modo. Allargo, vedo il filo bianco, ci entro e tiro. Allargo, filo bianco, ci entro e tiro. Bianco, ci entro e tiro e ora vado a sfilarmelo tutto così che il mio lavoro sia rifinito senza più il filo ausiliario. Ecco qui, io sono anche andata già a nascondermi il filo, che devo dire la verità, in questo filato è proprio la cosa più semplice che si possa fare perché dove lo mettete non si vede. Vedete perché abbiamo fatto le catenelle? Perché pur chiudendo, abbiamo lasciato elasticità al nostro collo, perché se noi chiudevamo con semplici maglie basse senza fare le catenelle, qui sotto avrebbe tirato il punto. Quindi vedete, io in questo caso posso anche allargare bene, il mio collo è rifinito, non ci sono, non c'è rischio che si sfili ed è bello finito. Vedete? È morbidissimo. Io non posso farvelo toccare. Ovviamente ora andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato e poi vi faccio vedere quando è finito. Guardate qua, che nuvoletta morbida, veramente spettacolare.
Ho finito di chiudere anche questo lato, messo via il filo. Questo lato è più facile perché siccome è quello finale, vedete, basta sfilare e si sfila tutto, quindi non è neanche necessario tagliare, ma semplicemente sfilare il nostro filato ausiliario. Io lo chiamo così, in realtà filato a contrasto, chiamatelo come volete. Allora, vediamo se riesco a farlo in diretta oppure devo farlo da sola e poi perché ho tirato il filo sbagliato. Allora, facciamo così, tagliamo, tanto questo userete filo di scarto, spero. Io non ne avevo in questo momento di scarto perché ho fatto molti scaldacollo e l'ho esaurito tutto, quindi in pratica ho dovuto comunque usare un filo buono. Però, ecco, mi sono organizzata in modo da, ecco qua, vedete, lo tagliamo, lo sfiliamo, facciamo in modo di non perdere troppi pelucchi nella lavorazione, facciamo una cosa, lo vado avanti a fare da sola, perché se no vi porto via troppo tempo per una, come si dice, per una pratica molto molto semplice e facile. Ecco qua sfilato tutto, ora vi faccio vedere come, ci sono ancora dei puntini di filo chiaro, come vado a nascondere il filo, ma a questo punto io direi che con questo filato non sarebbe neanche necessario farvelo vedere, però per amor del vero ve lo faccio vedere fino in fondo, quindi siamo qui, io entro qui sotto, ecco qua, voilà. E nascondo semplicemente cucendo in questo modo. Ora faccio così, faccio il nodino e anche quando dovrò tagliare non avrò grandi necessità di nascondere perché vedete c'è talmente tanto pelo è talmente tanto peloso questo filato che obiettivamente non è necessario più di tanto nasconderlo, semplicemente fissarlo. Ecco, quindi io gli faccio il nodino. Ecco qua, magari vado a farne un altro da qualche altra parte, giusto per essere sicura. Ecco qua, in questo modo. Dopodiché, semplicemente taglio. Allora, aspettate però che ne faccio un altro qua, perché mi sembrava un po' morbidino. Ecco qua. Ora, entro un po', così, vedete? Dentro, fuori, esco in un punto qualsiasi e taglio il filo. Ecco qua. Il nostro scaldacollo è bello che pronto. Guardate qua una nuvola di pelo, bella, 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 soffice, soffice, soffice. E ripeto, non ha bisogno di grandi rifiniture, però vi ho fatto vedere come si rifinisce un tubolare in questo modo perché un'amica mi aveva detto: sì, ma se io lo cucio a maglia bassa o a maglia bassissima, poi tira, rimane stretto. Allora, io vi consiglio di chiudere con catenelle e archetti. Vedete? È veramente una nuvoletta. Ed io, con la mia nuvoletta, vi saluto, vi mando un grande bacio. Ciao ciao e al prossimo tutorial. Ah, scusate, non ho specificato, ho usato un intero gomitolo di questo filato, solo uno. Ciao, a presto!